io volevo dire qua, vedi, qua lasciamo che qua è tutto fuori onda. Sì, sì, davo soltanto uno, due, tre. Date il via? Ciao, grazie, prego. Va bene, vi ringrazio, chiediamo scusa di aver proseguito fino a quest'ora i lavori del nostro ufficio di presidenza, ma abbiamo avuto un ufficio di presidenza nel quale abbiamo fatto un esame, un'analisi senza indulgenze, ma anche senza depressioni, dei risultati di queste elezioni amministrative. Abbiamo esaminato diverse cause o concause, naturalmente abbiamo pagato dazio perché siamo al governo e siamo stati l'ultimo governo ad avere una diminuzione di consensi, anche perché crediamo di meritare quasi un monumento, perché è l'unico governo in tutta Europa, non abbiamo introdotto delle misure punitive, direi, nei confronti dei nostri concittadini, come hanno fatto in parte o anche totalmente nei confronti di queste misure molti altri governi. Non abbiamo diminuito gli stipendi pubblici, non abbiamo diminuito il numero dei collaboratori pubblici, non abbiamo aumentato le imposte, non abbiamo aumentato l'IVA in maniera forte come altri paesi, non abbiamo diminuito, ma anzi abbiamo aumentato gli aiuti che lo Stato ha dato con la cassa di integrazione a chi ha perso un posto di lavoro, non abbiamo diminuito gli stanziamenti per gli enti locali, comuni, province e regioni. Insomma, credo che sia stato miracoloso mantenere i conti del bilancio in ordine senza intervenire in nessuna direzione che potesse colpire i cittadini. Non abbiamo mai messo, lo ripeto con orgoglio, le mani nelle tasche dei cittadini. Abbiamo avuto anche altre cause, scontiamo un anno di polemiche interne al nostro partito per la diaspora del FLI e poi abbiamo avuto la secessione di alcuni nostri eletti che si sono portati insieme, un certo numero di elettori, il risultato del FLI a queste elezioni è di appena l'1,35, ma consideriamo che comunque è un numero che diminuisce il nostro numero globale. Abbiamo portato avanti, per le esigenze dell'erario, una guerra all'evasione che certamente non ci ha attirato le simpatie di tutti coloro che abbiamo sottoposto ad ispezioni. D'altronde abbiamo un'evasione che la Confindustria stima in 120 miliardi di euro. Abbiamo avuto poi due cose che conoscete bene perché in parte ne siete coprotagonisti, una straordinaria tenaglia dei media contro di noi, tutta la grande stampa, i grandi giornali e tutte le televisioni. Il gruppo Mediaset ha fatto la televisione commerciale, si è astenuto da qualunque trasmissione politica, la RAI ha messo in campo 10 trasmissioni ripetutisi diverse volte che non si sono fermate come avrebbero dovuto neppure durante i ballottaggi. Abbiamo visto delle trasmissioni micidiali e dei servizi micidiali, per esempio di Anno Zero me ne hanno fatto vedere uno in cassetta e chi non fosse al corrente della situazione e mancasse di spirito critico vedendo quello che quel servizio denunciava di Milano non avrebbe mai potuto votare per la nostra parte politica. E questo credo che sia stato molto negativo per noi ed è qualcosa su cui ci impegneremo anche parlamentarmente affinché non possa più accadere in futuro. E poi infine gli scandali fondati sulle menzogne che mi sono stati addossati anche recentemente con nuove iniziative giudiziarie.